La neve cadeva lenta, in ampi fiocchi leggeri come piume. Le siepi sempreverdi e gli scheletri degli alberi aggiungevano almeno cinque cani di centimetri alla loro normale altezza, contro il plumbeo cielo dicembrino. Il cancello del cimitero era socchiuso. Normalmente una pesante catena avrebbe protetto l'entrata durante le ore del crepuscolo, quando il custode se ne andava a casa, ma la coltre era ormai così spessa e compatta che l'uomo, dopo aver tentato di farsi strada con un paio di calci maldestri, aveva deciso che non ne valeva la pena e il cancello è rimasto così, imprigionato nel ghiaccio. «Sei sicura, Ruth?» La voce di Hazel riverberò in quel candore come uno scampanellio in una scatola dovatta. Ruth osservò di sottecchi il fiato caldo uscire dalle sue labbra. Anche dalla sua bocca qualche timida nuvoletta di vapore scappava ma non con la stessa forza. Niente che le appartenesse sembrava avere la stessa energia di Hazel. Non ho altra scelta. Esalò. Il sussurro fu a malapena percepibile. Sì, l'ai. Insistette Hazel. I suoi occhi nocciola proprio come il suo nome, ben aperti, determinati. Puoi dimenticare tutto, far finta di niente e continuare a vivere. Continuare a vivere ripete Ruth, come se quelle parole non avessero alcun senso. Lentamente alzò le mani. Le sentiva intorpidite, pur essendo ben protette da un pesante paio di muffole bianche. Bianche come la pelle di sua madre, come le sue unghie, le sue guance, persino i suoi capelli. Bianche come la neve. Bianche come il cielo. Bianche come la morte. Si tolse piano la muffola sinistra, Sotto la sua mano aveva il colore del latte. Le sue vene, le sue arterie, i suoi capillari, tutto si notava come se fosse stato di vetro. Rosso, viola e verde contro quello strato sottile e cristallino. Ma non era tutto così. La punta delle sue dita, dell'indice in particolare, era nera. Ruth lo sapeva. Ruth lo vedeva. Ma soprattutto, Ruth lo adorava bianco su nero, nero su bianco. No, disse con la voce tremante, rimettendosi il guanto. Non posso continuare a vivere. Non c'è alcun modo di continuare a vivere così. Azel disse niente, la osservò solo con profonda tristezza. Assieme varcarono la soglia del cimitero. La signorina Allen era giovane e brillante. Vestiva in maniera semplice, sempre in gonna di pesante tessuto marrone e blusa bianca, impeccabile. Però quando si trovava nel bel mezzo di una spiegazione da più di 15 minuti, il suo coinvolgimento era così intenso che puntualmente le maniche della blusa venivano rigirate rozzamente fino ai gomiti e un ricciolo castano sfuggiva alla perfetta crocchia di capelli. Alla fine di ogni lezione di letteratura inglese, la signorina Allen sembrava più una lavandaia che una maestra. E di questo tutte le ragazzine dell'istituto se ne rendevano pienamente conto. Hai visto oggi la lavandaia? Sembrava ancora più matta del solito. Ruth alzò gli occhi dal suo quaderno, dove stava terminando le operazioni di matematica prima dell'ora di lezione del signor Truman, quando udì la risatina odiosa di Mary Rose Brown. Era appena un bisbiglio, ma le sue orecchie erano diventate così sensibili a quel tono detestabile che era impossibile ignorare le sue parole tanto più che a lei la signorina Allen piaceva. Mia sorella Elena dice che con quell'aspetto deve aver lavato parecchie camicie prima di arrivare qui. Le rispose Minnie Jackson, la sua amica del cuore, con cui condivideva il banco e i pettegolezzi di tutta la classe. Vorrei ben sapere che altro faceva, quando non fregava panni vecchi. Insinuò di nuovo Mary Rose, che tra le due pensava di essere la più adulta e andava sempre in cerca di malizia. Abituata com'era a convivere con un fratello maggiore d'Andy. Ruth sospirò debolmente, cercando di ignorare quelle risatine sciocche. Aveva tredici anni, ma si sentiva molto più adulta della sua età. La signora Englatin le aveva detto che le bambine orfane crescono molto più in fretta delle viziatelle del Santa Barbara. Ruth avrebbe voluto crederci, se solo si fosse ricordata con certezza cosa l'avesse fatta crescere così velocemente. Solo a riflettere su quel chiodo fisso, si rattristò. L'edizione che stava completando sfumò, mentre i suoi occhi si fissavano sull'ultimo cinque ben disegnato e la sua mente tornava all'ultimo incubo che aveva avuto, nemmeno due notti prima. Cosa aveva sognato? Non ricordava quasi niente, solo un cielo color antracite e una pioggia fredda sul viso. Gli incubi che raccontava i suoi compagni di classe parlavano sempre di mostri. Assassini nascosti nelle ombre oscure della notte, grida di donne e di infanti in pericolo. I suoi sogni invece erano sempre perfettamente silenziosi, e per questo ancora più spaventosi. Tu cosa ne pensi, Rule? Tu ci hai vissuto in quel mondo, no? La risettina acuta di Mary Rose penetrò tra le volute nebbiose dei ricordi e strappò la ragazzina dal suo baratro di malinconia. Senza voltarsi, raddrizzò lentamente la schiena e dopo qualche secondo rispose: Nel mio istituto non si facevano queste cose. Nel tuo istituto. La scimmiottò Mary Rose mentre Minnie ridacchiava. Come si chiamava? Ce lo ricordi? Ruth si chiese perché dovesse sempre prestarsi a quel gioco. Invece di arrabbiarsi, come avrebbe voluto fare, cercò di rimanere impassibile e ripetere per l'ennesima volta. Piccole serve del Sacro Cuore. Istituto per orfane ed esposte, piccole serve del Sacro Cuore. Sottolineò l'altra ragazzina con una punta di crudeltà nella voce. Non vorrei che te lo dimenticassi. Già. Concordò Minnie. Devi dire il nome completo. Mary Rose se lo ricorda, mi pare. Rispose Ruth. In realtà lei non si ricordava di quel presunto orfanotrofio dove doveva essere cresciuta. Le informazioni che ripeteva come un merlo indiano ogni volta che una delle due bambine nel collegio aveva il ticchio di torturarla le erano state gentilmente fornite dalla signora e dal signor Englatin. Suo padre le aveva detto che aveva sofferto un incidente molto grave ed era per questo che soffriva d'amnesia. Le aveva promesso che prima o poi i ricordi sarebbero tornati, ma Ruth non era sicura di volerli indietro. La sua vita scorreva estremamente tranquilla, tolti i puntuali episodi di crudeltà delle sue compagne. Non ci credo proprio che non vi facessero lavorare lì. Le fece notare Mary Rose. Tutte le orfane vengono sfruttate, è normale, sai? Mio fratello Roger dice che la società è come una catena alimentare e le orfane sono come i vermi che vengono mangiati da tutti gli altri animali. Sicuramente le suore vi facevano fare dei lavoracci. Non hai mai lavato le latrine? Questa volta Ruth si voltò. Lentamente. Incrociò gli occhi azzurri e maligni di Mary Rose. Non si degnò di rivolgere uno sguardo a Minnie, che non era altro che la sua versione più scialba. Stai zitta, Mary Rose. Perché, altrimenti, cosa fai, orfana? La sfidò l'altra sorridendo. Aveva piccoli dentini bianchi. Sarebbe stata una bella bocca se non fosse stato per le labbra, troppo spessa e rosa per quei dentini davano un aspetto crudele e stupido al suo viso. Ruth si concentrava sempre su quel contrasto quando si trovava a scontrarsi con lei. Ho detto, stai zitta. Dovresti portare più rispetto. Le fece presente Minnie. Mary Rose viene da una famiglia rispettata. Anche la mia lo è. Gli Eglantine non. Iniziò Minnie, ma la sua difesa si spense sul nascere. Ruth le rivolse uno sguardo di sfida e attese che continuasse, ma la bambina bionda distolse lo sguardo e non proseguì. Nessuno mai aveva il coraggio di proseguire, quando si parlava dei suoi genitori adottivi. Ruth non era sicura del motivo, ma le piaceva. Sua madre, in particolare, sembrava essere una specie di tabù per la maggior parte delle sue compagne. Strano, visto che Elisa Engratin sembrava avere molti amici al St. Paul by the river. Non sei nata in quella famiglia. Tagliò corto Mary Rose. Ma anche a lei era venuta meno la voglia di litigare. Con una classe innegabile, appoggiò un gomito sul banco e, senza neanche più rivolgere un'occhiata a Ruth, si voltò verso la sua migliore amica e domandò: Allora, cosa facciamo alla tua festa di compleanno? Pensi che i tuoi genitori ti regaleranno un gattino? La gatta di Emily Thompson ha dato alla luce cinque piccini, forse può dartene uno. Ruth tornò alle sue operazioni di matematica. Si chiese per l'ennesima volta cosa ci facesse in quel collegio privato interamente femminile, ma preferì concentrarsi sulla seguente edizione. La lezione stava per iniziare.